Come prospera l'anima nostra? Prospera? Prospera? Bene. Isaia capitolo 5. Ah, stasera siete venuti a adempiere un servizio religioso, siete venuti a ricevere dall'Eterno. Siete venuti a ricevere da Dio? Avete portato barili perché fossero riempiti di olio? Però ricordate quella storia in cui Eliseo chiese l'olio per quella donna e disse a quella donna: prendi quanti più recipienti possibile. E lei ne prese un po' e il Signore cominciò a versare in modo miracoloso olio. Sappiamo, no? L'olio, l'unzione dello Spirito, la gioia. Però ne aveva presi un po', e quando finirono i vasi, finì l'olio. Non finì l'olio quando Dio ebbe finito l'olio, perché Gesù ha detto che Dio dona lo Spirito senza misura, cioè in modo smisurato. Ma dipende quanti vasi abbiamo preparato noi. Quando noi finiamo l'aspettativa di ricevere, Dio smette di donare. Sapete perché? Perché se voi aveste olio prezioso, noi non lo versereste mica per terra. Se io vi porgo un vaso e poi è pieno quando arriva l'oro, voi cosa fate? Continuate a versare e lasciate che olio prezioso si disperda per terra? No, perché noi siamo persone intelligenti, anche Dio è intelligente. Quando noi non abbiamo più attesa di ricevere, il flusso si interrompe. Quanti vasi avete portato stasera? Quanti? Quante coppie piene d'olio volete portare via? Amen. Isaia 5 dal versetto 1 al versetto 7. Ora passiamo un attimo da un prodotto agricolo a un altro, passiamo dall'olio al vino. E qualcuno ha detto meglio, William ad esempio. Sapete che in questi ultimi anni si sente parlare di vigne e di buoni vini più che negli anni passati? Ci avete notato? Non ci avete fatto caso? Anche gli uomini dello spettacolo non si dedicano a fare vino, proprio abbiamo il fratello di Castagneto che quanta vino, andate dal Valori, il vino buono c'è sempre. Stasera però parliamo di un'altra vigna che fa vino ancora migliore. Amen? Leggiamo dal versetto 1: io voglio cantare per il mio amico, il cantico del mio amico per la sua vigna. Il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina. La dissodò, tolse via le pietre, vi piantò delle viticette, vi costruì in mezzo a una torre e vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva, invece fece uva selvatica. Ora, abitanti di Gerusalemme e voi, uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna. Che cosa si sarebbe potuto fare alla mia vigna più di quanto ho fatto per essa? Perché mentre mi aspettavo che facesse uva, ha fatto uva selvatica? Ebbene, ora vi farò conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Le toglierò la siepe e vi pascoleranno le bestie. Abbatterò il suo muro di cinta e sarà calpestata. Ne farò un deserto, non sarà più né potata né zappata. Vi cresceranno i rovi e le spine. Darò ordine alle nuvole che non vi lasciano cadere pioggia. Infatti la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. E gli uomini di Giuda sono la sua piantagione prediletta. Egli si aspettava rettitudine ed ecco spargimento di sangue, giustizia ed ecco grida d'angoscia. Questo passo di Isaia lo leggiamo oggi noi uomini del Nuovo Testamento. Oggi la vigna del Signore non è tanto la casa di Israele, la vigna del Signore è dentro. La vigna del Signore è il mio cuore, la mia anima. Quando Gesù è venuto a vivere in me, Dio ha piantato una vigna fruttifera nel mio cuore. Voglio farvi riflettere con voi su alcune
punti. Leggiamo il versetto 2. La dissodò e ne tolse via le pietre. Cosa significa che il Signore ha tolto via le pietre dalla vigna? Che quando noi siamo stati salvati i nostri peccati sono stati perdonati. Egli ha tolto via le pietre. Il sangue di Gesù ha lavato via tutti i nostri peccati. Poi vi ha piantato delle viti scelte. Che cosa sono queste viti scelte? Sono tutti i frutti dello Spirito di Dio che vengono in noi. Egli pianta le viti, ma si attende che noi facciamo fruttificare queste viti. Se voi piantate delle viti e non le curate, voi avrete uva selvatica. Ma se voi curate la vite, vi darà uva buona. E chi pianta le viti dice che quando si pianta una vite, per i primi 3 anni non si raccolgono, non si raccoglie il buon vino. Si inizia a raccogliere il buon vino dal 4° anno in poi. È un caso che Paolo stette 3 anni fermo nella chiesa del e che 3 anni di buon discepolato, non frequentare una chiesa, ma fare davvero discepolato, è il tempo solitamente in cui il Signore comincia a lavorare e si cominciano a vedere i frutti anche i ministeri spuntare. Poi vi costruì in mezzo una torre, ma avete mai visto voi una vigna che è in mezzo a una torre? A cosa serve una torre? La torre serve per montare la guardia, per vigilare. E uno strettoio, e poi vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva. Cos'è questo strettoio in cui si pigia l'uva? Sono i frutti, il vino che il Signore si aspetta da noi, i frutti di giustizia, che è il motivo per cui noi siamo stati salvati. La Bibbia dice per portare frutti buoni e graditi a Dio. Egli si aspettava che facessi uva domestica. Invece fece uva selvatica. Perché questa vigna non fece uva domestica? Perché colui che doveva vigilare sulla sua vigna non ha vigilato. È scritto nei Canti per i Cantici: la mia vigna, Signore, io non l'ho custodita, l'ha devastata il cinghiale. Quando il cinghiale devasta la vigna, quando io non custodisco la vigna. E penso di poter continuare a vivere di quello che Dio ha fatto all'inizio. Lui ha tolto i sassi, lui ha scavato lo strettoio, lui ha custodito la torre. Sì, ma poi a me spetta di custodire la vigna e far sì che dalla vigna del mio cuore, dalla mia vita, ci siano frutti buoni che Dio possa avere tra le sue mani, frutti da spendere nel mondo. Verso 4, che cosa si sarebbe potuto fare alla mia vigna più di quanto io ho fatto per essa? Verso 5, bene, ora vi farò conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna, le toglierò la siepe e mi pascoleranno le bestie. Vi ricordate quel capitolo 5 del libro dell'Ecclesiaste dove è scritto chi demolisce un muro sarà morso dalla serpe? Quando noi non custodiamo la nostra vigna e non portiamo frutto a Dio e perseveriamo nel non farlo, il Signore toglie via la protezione della nostra vita e il diavolo ha potere. E qual è il fine del diavolo? Il primo è uccidere la gioia. Che è quello che il Signore ci ha detto stasera. Il primo fine di Satana è uccidere la gioia, è il primo varco, per poi puntare dritto alla fede e poi uccidere la fede. Cristiani che non hanno gioia sono in pericolo. Sapete che alla chiesa di Tessalonica, nella prima lettera ai Tessalonicesi, che è una delle più belle lettere scritte a una chiesa da Paolo, perché è una delle poche lettere in cui non si rimprovera niente, una delle pochissime, e è l'unica chiesa a cui Paolo ha avuto la possibilità di dire: quanto all'amore fraterno, io non ho più da insegnarvi nulla. Può lui oggi dire a noi questo? Potrebbe parlare alla chiesa? No, è una domanda, non è una domanda retorica, è una domanda che mi faccio, e dire: chiesa di Venturina, quanto all'amore fraterno, io non ho più niente da insegnare, siete maestri nell'amarvi a vicenda. In quella lettera Paolo dice, in un tempo di persecuzione, di grande prova, voi avete custodito la gioia dello Spirito anche in mezzo alla grande tribolazione. Che cosa avevano fatto questi tessalonicesi? Una cosa molto semplice, avevano custodito la loro vigna e avevano portato dei buoni frutti a Dio.
Le toglierò la siepe e vi pascoleranno le bestie, abbatterò il suo muro di cinta, sarà calpestata. Il diavolo può portare via, rubare ciò che Dio ci ha dato se noi non custodiamo la nostra vita. E io voglio riflettere non lungamente su questo stasera, visto che quello che il Signore mi ha messo nel cuore di dire mi è stato 20 minuti prima del culto confermato da una profezia di un fratello. Ho certezza ancora di più che questa parola viene da Dio. E prendete il Cantico dei Cantici. Cantico dei Cantici. Capitolo 2, verso 15. Ci sono due cose importanti che un buon cristiano deve fare. Essere pronto a ricevere da Dio, custodire ciò che riceve da Dio. Lo ripeto. Due cose fondamentali che dobbiamo fare. È quello che ci dice il capitolo 5 del libro di Isaia, la parabola della vigna. Essere pronti a avere fede per ricevere da Dio, ma essere astuti, intelligenti e saggi per custodire ciò che noi riceviamo da Dio. Perché che senso ha ricevere e poi disperdere? E Gesù ha detto: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me, che cosa fa? Disperde. Noi dobbiamo raccogliere. Fratelli miei, non possiamo avere una vita a metà. O raccogliamo frutti o li disperdiamo. Una delle due. Se tu non stai raccogliendo, stai disperdendo. Questo verso parla ancora della vigna. E questo verso, in questo ci sono due passi così nel Cantico dei Cantici, ci dice che cosa è che distrugge le vigne. Prendeteci le volpi, le volpicine che guastano le vigne, poiché le nostre vigne sono in fiore. Quando la vigna comincia, il nostro cuore, la nostra vita comincia a mettere dei germogli, Satana manda volpi piccoline per devastare la vigna. Non manda il cigliato, manda le piccole volpi. Che cosa sono queste piccole volpi? Sono i peccati trascurati che noi troviamo nel capitolo 4 del libro degli Efesini, dal versetto 25 in poi. Efesini 4 verso 25 in poi. Quando noi camminiamo con il Signore dobbiamo tenere sempre presente la vigna che è dentro di noi. Sempre. Non dobbiamo mai dimenticare che Cristo è venuto in noi e ha piantato una vigna su una fertile collina. E se Lui dice che ha piantato una vigna in una fertile collina, vuol dire che quella vigna ha tutto il potenziale di portare frutto. Amen. Tutto il potenziale. Però non c'è scritto che Lui monta la guardia sulla torre. Non c'è scritto che Lui dissoda la vigna, non c'è scritto che Lui la protegge. Quello è il lavoro nostro. Ricevere da Dio e poi custodire ciò che si è ricevuto. E la seconda cosa è più difficile della vita. Molto difficile. Ecco perché noi abbiamo bisogno di sapienza. E dove troviamo noi la sapienza? Nella parola di Dio. Amen. Perciò, adesso qui si vedono alcune di queste volpi piccoline. Ma la Bibbia cosa ha detto nel capitolo 15, nel versetto 15, capitolo 2 del Cantico dei Cantici? Cosa fanno le volpi piccoline? Devastano le vigne. Devastano le vigne, le volpi piccoline. E dice Salomone nel Cantico dei Cantici: prendetele quelle volpi, cioè non le lasciate scalzare in su e giù, perché se ti entra una volpe nella vigna, ti distrugge tutto. Sapete, la volpe è più facilitata a cigliare, perché è più piccola, è agile, si insinua, tu nemmeno te ne accorgi. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri.
Quante volte tolleriamo piccole bugie nella nostra vita? Chiamate bugie bianche? Esistono le bugie bianche, le bugie sono nere come il pozzo dell'inferno. E Gesù è stato chiaro, ha chiamato il diavolo menzognero e il padre della menzogna. Fratelli miei, che ci piaccia o no, ogni volta che noi, per qualunque motivo, fosse anche, tra virgolette, il bene di un fratello, che è paradossale, come può la menzogna che morde portare bene a un fratello, noi accettiamo una piccola menzogna che esce dalle nostre labbra, noi abbiamo fatto la volontà del diavolo. E Gesù disse a coloro che praticavano la menzogna: voi siete figli del diavolo, perché fate i desideri del vostro padre. E ogni volta che noi lasciamo che una bugia esca dalle nostre labbra, noi lasciamo la paternità di Dio per fare la volontà del diavolo, perché egli è menzognero e padre della menzogna. Quella bugia che io dico ha per padre Belzebù. E nel libro dell'Apocalisse, quando il Signore mette in guardia coloro che resteranno fuori dal regno di Dio, c'è scritto: fuori tutti coloro che amano e che praticano la menzogna. Fratelli miei, un credente che si ostina a tollerare menzogne nella propria vita ha molte buone probabilità di restare fuori dalla porta del regno di Dio quando il Signore tornerà. Molte buone probabilità. Perché la menzogna è menzogna. Cristo è la verità. Se noi non seguiamo Cristo in maniera integra nella nostra vita, con quale diritto chiederemo a Lui, che ha la verità, di entrare dopo che abbiamo vissuto una vita nella menzogna? E noi possiamo trovare tutte le scuse che vogliamo, ma io l'ho detto per qualunque motivo tu l'hai detto, è una menzogna. E spesso noi le diciamo per un semplice motivo, che non abbiamo il coraggio di affrontare la verità. Ma quello che noi tolleriamo è una piccola volpe. Ma che cosa vuoi che sia? È una piccola volpe. Ma la Bibbia dice che le piccole volpi devastano le vigne. E la menzogna che tu hai detto ha piantato un seme di menzogna nel tuo fratello. Quindi non solo tu sei stato usato nella menzogna, ma hai piantato una menzogna nel tuo... Ecco perché Paolo dice: bandita la menzogna. Bandita la menzogna vuol dire cancellata fuori dalla nostra vita, di qualunque tipo sia. Lo so che voi direte: ma lui stasera è venuto a raccontare l'acqua calda. No, fratelli miei. No, no. Questo vuol dire custodire la nostra vita. Quando si dice: Signore, ma io non sento la tua presenza, Signore, sono in crisi spirituale, Signore, mi sento debole, cominciamo a farci queste domande. Quante piccole bugie abbiamo raccontato al nostro marito, a nostra moglie? Quante piccole bugie abbiamo raccontato al fratello perché dire la verità? Non t'ho visto domenica, mi sentivo male. È una bugia. Se bene, bene. Perché dire non mi faceva voglia non mi fa apparire spirituale. Allora pianto. Per sembrare spirituale, una bella menzogna, così sono più spirituale. Quante volte noi andiamo a confessare questi peccati? Mai. Quasi mai. Perché siamo membri gli uni degli altri. Vi volete bene? Non dico agli altri, dico per voi stessi. Vi volete bene? Dite la verità al vostro prossimo. Perché se siamo membri gli uni degli altri, se io pianto un seme di menzogna a Daniele, il male che ho fatto a lei l'ho fatto a me, perché lei è parte di me. E quello che io ho seminato in lei lo raccolgo io. No? Bandita la menzogna. Noi stasera dobbiamo uscire di qui avendo fatto un proclama e un bando. Bandita la menzogna della nostra vita. E se capita di cadere, lo confessiamo subito. A chi? A colui a cui abbiamo detto una menzogna. Non a un terzo, se no critichiamo la religione, poi facciamo lo stesso. Prima andavamo dal prete, ora andiamo dal pastore. Se io ho detto una bugia a mio fratello, mi ravvedo, vado da lui, lo guardo gli occhi e gli dico: ti chiedo perdono. Come è successo molto bello a uno studio biblico, l'ultimo studio biblico del secondo anno, che abbiamo fatto l'ultima volta. Alla fine una sorella ha preso un'altra sorella e gli ha detto: lo dico in tua presenza, oggi ti ho detto quello che ti chiedo perdono. Questi sono i frutti che il Signore vi fa. E Dio gioisce di questo. Non dobbiamo pensare alle grandi vette spirituali. La Bibbia dice: non ambite alle cose troppo alte, ma chinatevi verso quelle umili.
perché chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. Noi invece vorremmo subito essere fedeli nel molto e diventare gli evangelizzatori di tutti i popoli, però toglieremo la menzogna nella nostra vita. Per qualunque motivo sia, sia bandita la menzogna. La verità è la verità. Tanto sappiamo che il fratello conosce la parola che dice: perdona a tuo fratello 70 volte 7 e non lo giudicare. Ma questo è fare verità tra di noi. Amen. Bandita la menzogna. Ognuno dica la verità al suo prossimo, come essa è. E più la verità entra in noi, meno tollereremo la menzogna. Più ti purifichi e più desideri di essere puro. Allora cominci a godere il dolce del vino. Allora cominci a godere una vita che diventa libera. Altrimenti, fratelli miei, Satana ha autostrade nella nostra vita. Autostrade. Poi andate, avete voglia di andare a chiedere i ministeri di liberazione. Andate, andate. A niente serve. A niente serve. Santificazione. Cosa dice l'autore della lettera agli ebrei? Ricercate la necessaria santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ha voglia di dire sono salvato, ma hai vissuto da salvato. O hai vissuto come uno del mondo. Sei salvato, sì, ma il Signore vuole frutti. Il Signore non vuole solo quello che Lui ha fatto. Lui ti ha salvato, ha piantato una vigna nuova in te. Ma sta a te di portare frutto, sta a te di curarla, sta a te di annaffiarla con la preghiera, sta a te di conoscere la parola di Dio e di bandire fuori ogni opera che ha a che fare con la vita vecchia. Questa ti spetta. A noi. Ricercate la santificazione, la necessaria santificazione, senza la quale, fratelli miei, non ci dobbiamo illudere, nessuno vedrà il Signore. Perché il Signore non tollera menzogne e cose che sono proprio a Lui, insomma. Ok? Finché siamo, si può dire oggi, che il Signore ci dà tempo. Quante volte noi diciamo: Signore, se tu tornassi domani, Forse qualcuno stasera dirà: dopo domani, sì. Così domani, stasera e domani metto a posto delle cose. Siamo pronti noi a incontrarlo? Quando Lui dice: sì, sì, ma io ti ho lodato tanto, sì, ma tu mi hai lodato, 5 minuti dopo hai iniziato a seminare bugie. Cioè hai fatto tutto il contrario di tutto. Giacomo dice: può una fonte amara dare acqua dolce? Risposta? No. Adiratevi e non peccate. Strana questa parola. Come si fa ad adirarsi e non peccare? L'ira di per sé non è peccato, ma nell'ira si può peccare. Quando? Quando mi lascio prendere la mano. E nell'ira, anziché dominarla, comincio a offendere. Comincio a dire parole sconvenienti. L'ira è un passo prima del peccato. Dice Paolo, ci si può adirare? Gesù si è adirato, però non ha peccato. E noi troppo spesso usiamo l'episodio dei mercanti del Tempio come scusa della nostra ira. Non funziona. Perché Gesù si è adirato, ma si è adirato per lo zelo della casa del Signore. Noi ci adiriamo per lo zelo di casa nostra. Per cose nostre, non per lo zelo della casa del Signore. Ci si può adirare. Fratelli, se vi adirate della santa ira di Gesù, adiratevi. Ma siamo sinceri, quante volte noi ci arrabbiamo perché invece ci hanno prestato calli a noi? È lì che nell'ira si può peccare. Quando? Quando cominci a dare parole cattive nell'ira. Quando non tiene ferro alla lingua e comincia a dare. E sapete cosa ha detto un giorno Gesù? A chiunque dirà al proprio fratello pazzo, sarà sottoposta alla genna. Sapete cos'è la genna? L'inferno. Per quale motivo? Perché se io offendo lei, ho offeso Cristo. Chi vive in lei? Daniele è morta il giorno che ha accettato il Signore e è stata battezzata. E non è più lei che vive, è Cristo che vive in lei. E se io non discerno questo, io lodo il Signore e lo insulto continuamente. Il sole non tramonti sopra la vostra ira. C'è un tempo per l'ira e c'è un tempo per farla finire. Per portarla alla luce, per prendere un fratello e dire ho bisogno di scovarmi. Mi puoi ascoltare? Così mi calmo. E se ho da perdonare qualcuno prima di andare a letto, lo
perdono, decido di perdonarlo, mi calmo, comincio a benedirlo, decido di amarlo. E non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più. Tutti a dire, io non rubo più. Sì? Le dichiarazioni dei redditi sono ok? Tutte? La tua è fissa. Magari qualcuno no. Tutto o... Se possiamo, il canone. Quello è rubare. Guardare la televisione e non pagare il canone. Poi noi possiamo dire è giusto, non è giusto. La Bibbia dice sottomettetevi alle leggi del mondo. Quindi tutte le indianate. Non rubare. Ma non rubare nemmeno la gioia dei fratelli. Non rubare le benedizioni dei fratelli. Non rubare vuol dire tanto. Ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente, con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che ha bisogno, non chiedere, chiedere. E lavorare. Attenti, un'altra volpe piccolina, al verso 29, una volpe piccola ma terribile. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Siamo sicuri che nell'arco della nostra giornata non escano parole cattive? Le parole cattive sono intanto le parole oscene. E un credente nato di nuovo non può più. Uno si può arrabbiare e può scappare e chiedere perdono. Il Signore lo perdona. Da lì a avere l'abitudine a indugiare c'è una bella differenza. Se mi do una martellata su un dito e mi scappa una parolaccia, voglio dire una bestemmia, una parolaccia, poi uno si riprende e dice Signore ti chiedo perdono. Il Signore ti perdona subito. Ma da lì a avere l'abitudine a parlare come un peggio di quelli del mondo, c'è una bella differenza. Ma le cattive parole sono anche quelle che noi diciamo dei fratelli. Quando parliamo dei fratelli, diciamo cose edificanti. Abbiamo una visione di fede o sottolineiamo spesso i difetti dei fratelli? Quello è così, quello è che ci lamentiamo continuamente. E mi lamento di quello perché quello non fa quello e quello non fa quell'altro. Cosa dice il Signore? Prima di guardare la pagliuzza che è nell'occhio del fratello, guarda il ciocco di castagno. Quando ti sei levato quello, ti è passata la voglia di andare a guardare la pagliuzza. Perché ti hai guardato tu, hai detto aspetta un po', c'è da a fare un'operazione al mio. Guardate che questo è un punto molto importante. Le parole cattive sono anche le parole cattive che noi diciamo, magari il fratello insinuando o sottolineando sempre gli aspetti negativi di qualcuno. Mentre invece il Signore vede sempre la soluzione. Qual è la differenza, una delle differenze tra Dio e l'uomo? Che Dio guarda il peccatore sempre con un'ottica di speranza e di salvezza. Lo vede sempre in una prospettiva di trasformazione. Noi invece rimarchiamo e punteniamo e sottolineiamo sempre gli aspetti negativi. Quante volte noi lodiamo i fratelli parlando? Quante volte diciamo quel fratello è una persona veramente fedele? Quando si parla si va sempre a sottolineare le cose negative. Queste sono parole cattive, sono parole sconvenienti. Dice nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca umana. Nessuna parola cattiva. Sono tutte volpi piccole. Vedete che lì non si parla di fornicazione, non si parla di adulteri, non si parla, però vedremo dopo che tutte queste cose spengono lo Spirito di Dio. Dopo ne parleremo. Andiamo avanti. Ma se ne avete qualcuna buona che edifichi, un credente deve solo dire cose edificanti. Noi dobbiamo sorvegliare e anche sorvegliarci gli altri, perché non è magari facilissimo, no? Su di noi, però possiamo sorvegliarci gli altri, correggerci gli altri, esortarci ad ogni opera buona. Se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi ascolta. Quando noi parliamo, uno spirito, fratelli miei, lo insegnavo allo studio biblico del secondo anno, quando noi parliamo, dietro ogni parola c'è sempre uno spirito. Ci può essere lo Spirito di Dio,
ci possono essere altri spiriti. Se sono parole buone, edificanti, di fede, di grazia, conferiscono grazia, edificano chi ascolta. Ma se sono parole negative, parole di critica, parole di amarezza, giudizi, noi portiamo morte dei fratelli, portiamo morte nel corpo di Cristo. E quel seme, non oggi, non domani, fra un mese, fra un anno, porta il frutto. Perché il peccato ha sempre un salario, fratelli miei. E noi renderemo conto davanti a Dio di queste cose, di ciò che abbiamo fatto non per edificare il corpo di Cristo, ma per distruggerlo. Qualunque motivazione abbiamo, è vero, non conta. Ma io ho ragione, non conta niente. Anche Gesù aveva ragione e non l'ha fatto. Non conta niente. Ma quel fratello l'ha fatto davvero, non spetta a te giudicare. Dio lo vede già con quel problema risolto. Dai parole buone, edificanti. Noi vogliamo vedere i fratelli crescere, vero o no? Se vogliamo vedere davvero i fratelli crescere, dobbiamo dare parole edificanti a quei fratelli, incoraggiarli come si fa con i figli. Fratelli miei, i figli non si offendono mai. Mai si riproverano duramente, si scolacciano, ma non si offendono mai. I mariti e le mogli non si offendono mai. Mai. Quando ci siamo sposati, e Barbara all'inizio su questa cosa qui, abbiamo fatto una specie di patto. Ho detto, frate, ci possiamo prendere, può capitare due volte l'anno, non sempre. Ma non esiste che ci offendiamo, mai. Perché quell'offesa che tu hai messo ha ucciso qualcosa in quella persona. E noi non possiamo servire il Signore della vita e essere strumenti di morte. Non lo possiamo fare, perché il Signore ci giudicherà per questo. Amen. Queste sono cose importanti. Magari non sono cose, no, da culto domenicale non si aspetta, che ne so, una rivelazione, ma queste sono cose fondamentali su cui noi dobbiamo sempre avere il punto di vista di Dio sulle persone. E il punto di vista di Dio è sempre un punto di vista di fede, sempre. Sempre, quando avete sentito profezie su di voi, davvero che venivano da Dio, erano sempre incoraggianti, anche quando riprendono, anche quando correggono, anche quando mettono un peccato in luce, è sempre per toglierlo e per migliorarlo, mai per rimarcarlo. Quando lo rimarca, fratelli miei, quella parola non viene da Dio, perché Dio non è così. Dio è un Dio di fede, di speranza e di amore. Da cosa si discerne la vera parola profetica? Bene, se la parola profetica mette in luce un peccato, per risolverlo e andare oltre viene da Dio. Se lo rimarca e condanna, viene dal diavolo. E ogni volta che noi lo facciamo, noi siamo strumenti di Satana nel corpo di Cristo e anche nel mondo. E queste sono piccole cose su cui la nostra vigna può essere custodita oppure può essere devastata, la nostra e quella degli altri. E poi infine, Paolo dice che tutte queste cose e altre, cosa fanno? Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Fratelli, questa è una parola importante. Sapete cos'è il suggello? Il timbro. Oggi non si usano quasi più, prima nella cera lacca. Il timbro lo metti quando la cera lacca è calda. C'è un fratello che mi ha dato una parola prima. Ha avuto la visione, Fabrizio, di un incudine, un martello, e Dio che lavorava, e il Signore gli ha detto, io posso lavorare solo ciò che è caldo, fervente, ciò che è tiepido, freddo, non lo posso lavorare più. Vi ricordate quella parola sul fervente che io vi ho dato? Ok. Quando noi permettiamo che queste cose entrino nella nostra vita, il fuoco si spegne. Queste sono tutte gocce d'acqua sul fuoco. Poi uno si lamenta e dice, ma io non ho fuoco, non ho doni. Ma noi dobbiamo farci domande sul capitolo 4 della lettera di Efesini, su queste cose. Con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Perché Paolo dice che lo Spirito Santo è il marchio per il giorno della redenzione? Per un semplice motivo. Perché lo Spirito Santo è la caparra della vita eterna, la caparra dell'eternità. Se a chiunque ha, sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che pensa di avere, ha detto Gesù. Ve lo ricordate quella parola del Vangelo di Luca? Vuol dire questo: se quando vai dal Signore quel suggello è bello luminoso perché l'hai custodito, è bello scintillante e hai frutti, insieme a quello Dio ti darà tutte le benedizioni dell'eternità. Ma se quando arrivi là quel suggello è tutto rovinato dal peccato, ti sarà tolto anche quello che hai creduto di avere per una vita e non avevi più. E Gesù è duro su questo. Rimarrete fuori.
hai voglia di bussare e dire: Signore, aprici, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che avete operato iniquità. Non si scherza col peccato, né piccolo né grosso. Noi dobbiamo portare frutti buoni a Dio e dobbiamo vegliare sulla nostra vita. Condividevo con fratello prima quanto spesso le persone possono essere autoliberate dai demoni. Autoliberate dai demoni. Quando? Quando si santifica. Quando una persona si santifica davvero, Satana non può più rimanere lì. Ma quando rimangono le piccole bugie, le mormorazioni, e vedo qualcuno e devo subito andare a parlare di quello e di quell'altro, le critiche, l'amarezza, lui ha un terreno. E cosa ha detto nel capitolo 5 Isaia? Che le bestie selvatiche cosa fanno nella vigna? Scorrazzano. Prima entrano le volpi, aprono la breccia e poi arriva il cinghiale. E queste cose che abbiamo letto dal versetto 25 al versetto 29 rattristano, cioè spengono lo spirito di Dio che deve rimanere acceso per il giorno della redenzione. E poi dice Paolo: via da voi, sentite come è perentorio, via da voi. Non dite se, non dice se potete, se ce la fate, se non è troppo difficile. Paolo dice: via da voi ogni amarezza. Lo Spirito Santo è dolce. Non so, forse tra i più nuovi non lo sanno. Sapete, i più vecchi lo sanno perché anni fa lo abbiamo insegnato quando abbiamo parlato della persona dello Spirito Santo. Sapete perché lo Spirito Santo è rappresentato come una colomba? Sapete che Gesù vide lo Spirito di Dio scendere in forma corporea come di colomba? Mica perché la colomba è l'uccello della pace, per piacere. Perché la colomba è l'unico animale al mondo che non ha il fiedere. Che sapore ha il fiedere? La colomba è l'unico animale creato dal Signore che non ha il fiedere. Lo Spirito Santo è tutto dolcezza. Via ogni amarezza. L'amarezza perché qualcuno ti ha fatto un torto, l'amarezza perché nessuno ti guarda, l'amarezza perché qualcuno è più bravo di te. Ti devi mettere davanti al Signore, devi portare quel lato, quell'amarezza a Dio. Via. Come si fa a toglierla? Bene, sostituiscila. Se un fratello ti reca amarezza, mettiti nel chiuso della tua camera, comincia a guardarlo come lo vede Dio e comincia per un quarto d'ora a ringraziare Dio per lui. Dopo quel quarto d'ora non hai più amarezza, vedi quel fratello come lo vede Dio. Comincia a guardare le cose buone che Dio ha messo in lui, le cose che ti può insegnare anche se è povero, anche se è semplice. Magari sei, quante volte noi abbiamo, siamo sinceri, abbiamo desiderato che alcuni fratelli se ne andassero. Se se ne andasse, questa chiesa sarebbe migliore. È come se tu dicessi: se il mio mignolo sparisse, il mio corpo sarebbe migliore. Poi non fai più figlio di fuoco. Ogni cruccio. Il cruccio oggi è una parola che si capisce bene con permalosità. Il cruccio è la permalosità. Rimanerci male per qualunque cosa. E se il Signore ci rimanesse male per noi, altro che cruccio. Bisogna imparare a non essere permalosi. E come si fa? A non prendere le cose in modo personale. Ci si può rimanere male, ma si possono portare a Dio. Subito. Portarle davanti al Signore, donargliele e ritrovare la pace, la serenità. Questo, fratello, è custodire la vigna, eh? Ogni giorno, custodisci la tua vigna e vedrai che non darà uva selvatica, darà uva buona. E quando il Signore ti chiama farà bel cammino. Con tutta l'uva buona che noi portiamo. E parola offensiva, cosa vi ho detto prima? Non bisogna mai, 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 mai. Quando siamo stati salvati, abbiamo... La lode è diventata il nostro stile di vita? Sì o no? Guardate, fratelli, che la lode non va solo verso Dio, va anche tra di noi. Noi dobbiamo lodarci. Non vuol dire innalzarci, ma vuol dire vedere il bene che c'è nel fratello. Ok, avrà un carattere che ancora certe cose non avrà capite. Le cambierà. Ma Dio, come lo vede quel fratello? Queste cose sono cose che tengono insieme il corpo di Cristo, che tengono insieme le famiglie. Ma fratelli miei, le famiglie su cosa faranno? Su questo. Un'offesa oggi, un'offesa domani, poi succede che fra un anno litighi e gli rinfacci quell'offesa che lui ti ha fatto un anno fa. Mai successo? E allora sai che c'è?
ce l'ho sempre avuto qui e ora te lo dico. No? No, non succede. Quello è rimasto nel pozzo. E prima o poi uscirà. Uscirà. E quando esce, fa il danno per cui ha covato tutto quel tempo. Ecco perché dice, via ogni parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Ma come può qualcuno che ha Gesù Cristo nel cuore dire cose cattive? Come si può? Peggio ancora ingannare. Peggio ancora ingannare. Siate invece benevoli, vuol dire vogliate di bene davvero. E non con quelli che ti piacciono. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ne avete? Che pagare vi fanno così. Ma voi amate i vostri. E misericordiosi gli uni verso gli altri, vuol dire perdonatevi a vicenda. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Come è chiamato nell'Apocalisse Satana? L'accusatore dei... i fratelli. Come è chiamato Satana nell'Apocalisse? L'accusatore dei fratelli. Bravissimo. È chiamato l'accusatore dei fratelli. Quante volte io sono stato Satana? Buongiorno, sono andato da qualcuno a accusare qualcosa di un altro. Ogni volta che io lo faccio, ho il ministero di Satana, perché Satana è l'accusatore dei fratelli. E Paolo ha detto, chi accuserà gli eletti di Dio? E la risposta a volte è Dio. Dio giustifica. Cosa fa Dio? Giustifica. Cosa vuol dire giustifica? Vuol dire sì, ok, l'ha fatto, ma lascia perdere. Sarà il sintomo di una sofferenza? No. Inchioggio. Cosa voleva fare Saul? Inchioderò Davide al muro. E noi facciamo così, aspettiamo che il fratello ti passa vicino e ce lo inchiodi e vi sta avendo ragione. Questo è il ministero di Satana. La Bibbia dice che Satana accusa, Dio cosa fa? Giustifica. Ecco perché Paolo dice, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo, anche noi dobbiamo farlo. Dobbiamo perdonarci. E quando qualcuno critica, dobbiamo dare la parola buona di un fratello e scagionarlo. Perché quello, fratelli miei, che ci piacciono, è il ministero di Dio. Giustificare. Non vuol dire che il peccato non deve essere corretto, ma prendere un fratello da parte, con amore correggere è una cosa, parlarne male con un terzo è un'altra. È un'altra. Siccome non abbiamo il coraggio di fare la prima, si fa la seconda. E si sottolineano sempre cose negative. Ma ho ragione. Non conta, anche Dio ha ragione. Anche noi pecchiamo. Ma lui cosa ha detto? Se pecchi sette volte e sette volte ti penti, io ti perdonerò. Sono volpi piccoline o sono grandi cinghiali? Ok. Finisco con il versetto 1. Siate dunque imitatori di Dio, come figli amati. Imitatori di Dio. Cosa fa Dio? Quello devo fare io. Quello devo fare io. Se lo conosco davvero, so cosa devo fare. Questo è custodire la vigna del fratello. Perché quando uno sa custodire bene la sua vigna, due ore può andare nella vigna del fratello a dargli una mano. Ci possiamo aiutare, ma se io non sono in grado di custodire la mia vigna, ma come posso osare di andare, di pensare di dire ti do una mano io, ti consiglio io? Ma metti a posto tutto. Se noi siamo buoni custodi della nostra vigna, saremo anche buoni collaboratori dei fratelli per un'altra vigna. E allora Dio ci userà nella vigna del regno. Ma prima deve custodire la vigna che ho detto, perché Dio non si inganna. Io posso mettermi il mio bel abitino religioso, ma il Signore mi conosce nelle tenebre, quando nessuno mi vede. Se io custodisco la mia vita dentro, Dio mi darà autorità. Cosa disse? Bravo, servo buono. Sei stato fedele nel poco, ti do autorità su 10 città. Ve la ricordate quella parola del Vangelo? Ci darà autorità sulle città.
ci darà autorità anche nella Chiesa, però dobbiamo custodire la nostra Bibbia. Ora ci fermiamo e preghiamo. La prima cosa è andare nella nostra Bibbia stasera. Amen. E fare pulizia. Io guardo la mia vigna e posso vedere com'è, se ci sono buoni frutti che possono magari migliorare, se invece ci sono le volpi che vanno a giro, io l'ho tollerato, stasera andiamo a togliere e poi mantenerlo domani, accettare di essere corretti. Quando noi cominciamo a mettere in pratica queste semplici parole della Bibbia, quando diciamo ma io la Bibbia non la capisco, via, che ci vuole da capire? Noi facciamo il gigliano. Bene, la Bibbia si capisce molto bene. Poi che io non la metto in pratica è un altro conto, ma non rendete conto, sapete, al leadership, all'Ella. Quando c'è l'Ella, io posso comportarmi in un modo e quando l'Ella non c'è, mi comporto in un altro. Come la chiamate voi? Io la chiamo ipocrisia. Dio c'è quando sono al lavoro, quando dormo, quando sono in camera, quando non c'è nessuno. Io non rendo conto agli uomini, rendo conto a Dio. È a Lui che io voglio piacere. Cerco di piacere. Se poi piace anche gli uomini, amen. E se non piace agli uomini, pazienza, ma a Dio piace. Perché è Lui che ci giudicherà, mica gli uomini. Nessuno di noi può giudicare nessuno. È Dio che ci giudica. Ma perché? Perché ci ama e vuole che la nostra vita prosperi. Allora, se noi abbiamo individuato alcuni atteggiamenti, ad esempio la lamentela la porta del diavolo. Non vuol dire che noi non soffriamo, certo che soffriamo, ma Dio è pronto a intervenire in nostro favore, a riempirci, a darci gioia se siamo nell'afflizione. Se noi cominciamo a lamentarci, l'amarezza cresce e noi ci imponiamo da soli pesi che invece il Signore vuole toglierci. Queste cose cosa fanno? Uccidono la gioia. Perché non c'è gioia? Per quello che noi facciamo, perché spingiamo lo Spirito di Dio. Ma se noi ci ravvediamo, chiediamo perdono, decidiamo davvero di cambiare vita e di togliere le volpi piccoline, vedrete che quando il cinghiale arriva lo vedete da lontano. Ma se noi tolleriamo le volpi, siamo talmente occupati da dare da mangiare, non solo da tollerare, ma diamo da mangiare le volpi, che quando arriva il cinghiale non lo vede e verrà. E quando le persone si perdono perché non custodiscono la loro vigna. Non è vero che qualcuno si perde perché i fratelli hanno fatto. Se io dovessi camminare in Cristo oggi, per quello che ho ricevuto dagli uomini e dalla Chiesa, sapete dove sarei ora? In Lapponia, con le renne, dove non c'è nessuno. Non è vero, ci si perde per questi motivi, non per altri. Non per altri. Se lo Spirito di Dio brucia perché tu non ci butti acqua, e ci butti legna buona e non legna bagnata dal peccato, arriviamo dritti alla meta, studiamo un buon deposito, terminiamo la nostra fede, entriamo nell'eternità con tutti coloro che ci hanno preceduti. Lì che vogliamo arrivare, o no? Ok, preghiamo.